Eccoci di nuovo in diretta, spettatori di Le Fonti TV, con il nostro appuntamento mensile con Market Star. Faremo il punto naturalmente sui mercati, sull'azionario, sull'obbligazionario, su tutto quello che è successo in questo mese. Però dobbiamo inevitabilmente ripartire dall'attualità e dalle elezioni di midterm che stanno caratterizzando questa giornata sui mercati. Beh, lo ricordiamo innanzitutto che i risultati sono ancora parziali, ma che la tanto attesa ondata rossa repubblicana in realtà non si è materializzata. Perché? Perché i repubblicani sarebbero sì in vantaggio secondo appunto i risultati parziali alla Camera, con il Senato che però è ancora in bilico. Quindi insomma dobbiamo aspettare ancora per vedere esattamente come sarà la composizione del Congresso. Sicuramente c'è un dato che emerge, quello della riemersione della figura di Donald Trump, che tra l'altro ha annunciato farà un annuncio, un discorso importante il 15 di novembre. Probabilmente si ricandiderà per le elezioni presidenziali del 2024, elezioni presidenziali che lo vedranno però opposto molto probabilmente a una nuova figura emergente, quello del governatore della Florida, Ron DeSantis. Questo naturalmente il quadro politico, ma dobbiamo vedere poi come appunto le elezioni di midterm incidono, e lo fanno parecchio, anche sul contesto economico finanziario. E per fare questo ci rivolgiamo naturalmente alla nostra ospite, ovvero Sara Silano, che ringrazio, a cui do il benvenuto. Gli ascoltatori, e grazie per l'invito. Grazie a te Sara per aiutarci insomma a trarre un po' le conclusioni di tutto quello che si sta verificando. Abbiamo visto appunto in America risultati sì ancora parziali, ma ci sono questioni in realtà economiche che precedono naturalmente le elezioni di midterm e che rimangono ancora parecchio impegnative da affrontare, da risolvere. Una su tutte naturalmente l'inflazione, lo abbiamo ricordato anche in apertura di mattina. Attendiamo il dato proprio del mese di ottobre domani alle 13:30 ore italiane, e questo influirà poi sulle decisioni della Fed e sulla linea di Jay Powell. Ecco, un commento innanzitutto dal punto di vista economico, la situazione degli Stati Uniti. Sì, non c'è stata questa ondata rossa dei repubblicani. Le elezioni di midterm erano comunque in focus per i mercati, ma quest'anno veramente i temi forti per i mercati, per gli investitori, sono altri. Hai citato l'inflazione, c'è lo spettro della recessione, e questo fa veramente paura. C'è l'idea che la causa scatenante sia stato il rapido aumento dei tassi di interesse, e che il settore comunque più a rischio sia quello immobiliare. È chiaro che un po' tutte le previsioni economiche sugli Stati Uniti sono state riviste, e ora un hard landing, quindi una recessione un po' più severa, appare più probabile di quello che sembrava pochi mesi fa. Sono state ridotte anche da Morningstar le previsioni di crescita per il 2023, lo vediamo comunque in questo grafico, e per il 2024 rispetto a quelle che erano già state formulate a settembre. Quindi tra ottobre e novembre abbiamo visto proprio un deteriorarsi delle aspettative. Diciamo che le previsioni di Morningstar sono coerenti con circa il 50% di probabilità che una recessione venga comunque dichiarata alla fine del 2023. Però ecco, se possiamo trovare una notizia positiva al riguardo, possiamo anche dire che dovrebbe essere, almeno secondo gli economisti di Morningstar, una recessione relativamente lieve e di breve durata. L'inflazione è l'altro tema forte, però ecco, il 2 novembre la Federal Reserve ha aumentato di nuovo il tasso dei Fed Funds di 75 punti base, e il ritmo futuro degli aumenti dei tassi sicuramente rimarrà dipendente dai dati. L'obiettivo primario della Fed rimane quello di ridurre l'inflazione, e però non può ignorare neanche questi rischi di recessione.
Eh sì, è certo, ecco, soprattutto in previsione del 2023. Aspettavamo, per usare questa metafora, una luce in fondo al lunghissimo tunnel, che stiamo attraversando in questi anni per il 2023, però tutto dipenderà naturalmente dai dati, macroeconomici, dall'aggiornamento costante, perché se l'inflazione dovesse mantenersi particolarmente elevata, come negli ultimi mesi, la Fed sarà in pratica costretta comunque a mantenere ancora una linea aggressiva, ad alzare nuovamente i tassi di interesse, innescando appunto inevitabilmente la recessione. Questo è un po' il quadro a tinte fosche che dobbiamo inevitabilmente tratteggiare in questo momento. Però ecco, c'è una tendenza anche che dobbiamo sottolineare, perché in questo quadro comunque così complesso per quanto riguarda il mercato americano, gli investitori però sono tornati, ecco, a credere e investire nei titoli di Stato USA. Ecco, ci vuoi spiegare, Sara, le ragioni? Il ritorno di interesse degli investitori per i fondi, gli ETF in titoli di Stato americano è motivato da due fondamentali considerazioni. La prima è la differenza di politica monetaria tra gli Stati Uniti e le altre regioni. Teniamo in considerazione il fatto che già alla fine del 2021 la Fed aveva iniziato a inviare segnali molto decisi, molto chiari di un cambio di politica monetaria per combattere l'inflazione. In confronto, altre banche centrali, come ad esempio la Banca Centrale Europea, sono state più caute, sono partite dopo. Poi la Cina, ad esempio, ha mantenuto un orientamento espansivo perché comunque la sua economia non stava andando come previsto. Quindi i differenziali di rendimento obbligazionario tra Stati Uniti e altre aree sono diventati chiaramente favorevoli ai Treasury. C'è un secondo aspetto, un aspetto che nessuno all'inizio dell'anno si aspettava, che è quello dell'invasione russa in Ucraina, che quindi ha spinto gli investitori a cercare un porto sicuro. La situazione attuale, infatti, ci ricorda che comunque il dollaro USA rimane uno dei rifugi più sicuri per gli investitori internazionali, così è percepito. Ecco, queste sono le due ragioni fondamentali perché abbiamo visto un ritorno negli Stati Uniti e sui titoli di Stato USA. Ecco, hai accennato appunto alla questione del super dollaro, che ormai insomma è da un po' di tempo che analizziamo. Molto spesso lo si mette in correlazione proprio alla politica monetaria, al fatto che la Fed, a differenza della BCE, abbia iniziato molto prima l'aumento dei tassi di interesse e lo abbia anche mantenuto per più volte rispetto appunto alla Banca Centrale Europea. Questa però è solo forse una delle spiegazioni che determinano questa forza del super dollaro, è così? Sì, sicuramente ci sono differenze nelle politiche monetarie, però bisogna anche tenere in considerazione che le analisi mostrano come il dollaro si stia rafforzando ormai da più di 10 anni, e questo è il ciclo più lungo che si è mai verificato. Diciamo che le tendenze a lungo termine dei tassi di cambio riflettono di norma delle differenze che ci sono nella crescita economica. Teniamo conto che negli ultimi 15 anni l'economia statunitense è cresciuta più velocemente in media di quello che abbiamo visto in altri paesi sviluppati. Diciamo anche che i differenziali di tassi di interesse hanno favorito il dollaro. Comunque, dopo la grande crisi finanziaria del 2008, le banche centrali europea e giapponese hanno portato i rendimenti obbligazionari in territorio negativo, cosa che invece negli Stati Uniti non è accaduto. Quindi è un altro elemento che sicuramente bisogna tenere in considerazione. E poi, chiaramente, questa guerra tra Russia e Ucraina, che ormai abbiamo capito che non sarà di breve durata, ormai siamo entrati nel nono mese, il persistere dell'inflazione comunque sopra l'obiettivo stabilito e anche segnali che ci sono delle difficoltà nelle altre economie mondiali fanno sì che il dollaro comunque potrebbe anche rimanere forte a lungo. Eh no, certo. E proprio ecco, in base appunto a tutte le riflessioni che hai fatto sul dollaro, ti chiedo ecco, quali sono i fattori che dobbiamo considerare, prendere in considerazione per decidere se coprire o no il rischio di cambio?
Sì, l'investitore europeo in titoli di Stato USA si trova proprio di fronte a questa necessità di valutare se coprire o meno il rischio di cambio. Da una parte, il dollaro può rappresentare una fonte di diversificazione, l'abbiamo detto, moneta rifugio. Dall'altra, però, espone il portafoglio a un rischio, a un ulteriore rischio. Diciamo che spesso quello che noi abbiamo visto è che la scelta di coprire il tasso di cambio è proprio dovuta al fatto che un'ulteriore esposizione al rischio valutario può far lievitare la volatilità in portafoglio. Quindi non si vuole questa volatilità, si copre il rischio di cambio, che però ha un costo la copertura del rischio di cambio. Ecco, al riguardo è anche importante tenere in considerazione per chi sta valutando se coprire o meno il rischio di cambio, è bene tenere presente che se il differenziale dei tassi è sufficiente, anche in una situazione di copertura del cambio, i Treasury, i titoli di Stato americano, possono offrire maggiore protezioni quando ci sono stress di mercato, e in particolare quando ci sono situazioni così difficili come quelle che stiamo vivendo oggi e che abbiamo vissuto anche nella prima ondata di pandemia. Certo, ecco. Beh, sicuramente sarà molto difficile in questo momento orientarsi, ecco, questa è una costante che ricaviamo, insomma, in questo determinato periodo, soprattutto, ecco, per gli investitori è difficile scegliere, posizionarsi tra azionario, obbligazionario. Io vorrei prendere in considerazione in particolar modo, ecco, il comportamento degli investitori in fondi. Qual è la tendenza in questo particolare momento? Hai detto una cosa giusta, è proprio difficile oggi decidere se investire, non investire, ma se tengo i soldi sul conto corrente e l'inflazione mi riduce il loro valore, se investo i mercati scendono e quindi perdo, non c'è una valorizzazione dei miei asset, quindi è proprio difficile. Diciamo che quello che noi abbiamo visto è che gli investitori in effetti in questo momento sono disorientati e sono anche un po' preoccupati, per cui c'è stato, per quanto riguarda i fondi comuni di investimento a livello europeo, abbiamo visto dei riscatti, quindi delle fuoriuscite dagli investimenti in questo ultimo periodo, con dei flussi diciamo di riscatti che sono stati tra i peggiori da quando è scoppiata la pandemia di Covid. I fondi azionari in particolare hanno perso quasi 27 miliardi di euro in tutta Europa, che si tratta del maggior deflusso mensile negli ultimi 2 anni e mezzo, quindi capiamo come dall'equity si sia uscito, in particolare si è usciti da strategie azionarie globali sui mercati emergenti, che sono state quelle che hanno sofferto di più. Anche sul reddito fisso, sull'obbligazionario, abbiamo avuto dei riscatti che hanno superato le sottoscrizioni, quindi anche la componente obbligazionaria per il momento è prevalso l'idea di uscire anche da questa asset class, e diciamo che soprattutto per i fondi obbligazionari probabilmente il 2022 sarà veramente ricordato come un anno nero per quanto riguarda la raccolta. Eh no, certo, e lo abbiamo sottolineato, insomma, già è difficile appunto orientarsi e decidere come muoversi, e lo è soprattutto poi per gli investitori italiani che, lo abbiamo ricordato più volte, hanno spesso manifestato un atteggiamento sempre molto conservativo, perché in realtà sì, gli italiani hanno sui loro conti dei risparmi che potrebbero essere sfruttati, che potrebbero essere investiti, ma tra appunto la tradizione che caratterizza il nostro paese, la scarsa cultura finanziaria e l'incertezza di questo periodo, alla fine si decide di appunto adottare la strategia più conservativa, di lasciarli lì fondamentalmente. Ecco, Sara, qual è appunto la differenza, il comportamento degli investitori italiani rispetto appunto alla situazione generale, globale? Un nostro studio su 14 mercati ha analizzato proprio i portafogli degli investitori in 14 differenti mercati nel mondo e qui vediamo in questa tabella le differenze. Sicuramente gli investitori italiani
sono più avverse al rischio, preferiscono tenere i soldi liquidi o comunque in obbligazioni e poi hanno questa caratteristica che li contraddistingue da gran parte degli investitori del resto del mondo, che è la casa di proprietà, avere una casa di proprietà. L'altra caratteristica che emerge a confronto con altri investitori è quella dell'essere meno indebitati, quindi il debito privato è inferiore rispetto ad altri paesi. La differenza più netta è quella rispetto ad investitori statunitensi o inglesi, che invece, e lo vediamo anche in questa tabella, sono più propensi all'investimento azionario, quindi ad assumere dei rischi in portafoglio. Forse nel non amare troppo i pericoli, gli investitori italiani assomigliano di più a quelli tedeschi e francesi. Se guardiamo poi ai prodotti che in Italia hanno maggior popolarità, troviamo proprio depositi bancari postali, troviamo reddito fisso, troviamo i prodotti assicurativi e anche i fondi comuni prevalentemente domiciliati all'estero. Sappiamo che comunque quando parliamo di fondi comuni domiciliati all'estero possono essere di case estere, ma anche di case italiane che hanno domiciliato i loro fondi in altri paesi come il Lussemburgo o l'Irlanda. L'approccio prudente, conservativo, come hai detto tu, è sicuramente legato a fattori culturali, oltre che a fattori sociali ed economici. Quindi l'alfabetizzazione finanziaria, si è appena chiuso il mese dell'educazione finanziaria, è un tema che dobbiamo continuare a sottolineare, ma poi c'è anche un fattore demografico, perché comunque teniamo conto che oltre un quarto della popolazione ha più di 60 anni, quindi un approccio conservativo si lega anche al ciclo di vita. E infine gli investitori italiani, questo lo abbiamo visto anche in altri studi di Morningstar, sono svantaggiati rispetto a quelli di altri paesi per i costi che devono sostenere nell'acquisto dei fondi. La struttura dominata dalle banche del sistema distributivo italiano dei fondi è ancora penalizzante per gli investitori italiani rispetto a quelli di altri paesi. Eh sì, ecco, molto interessante, ecco, ho trovato questa distinzione tra la mentalità, diciamo, anglosassone, dei britannici e degli statunitensi che prediligono almeno un po' di più il rischio e invece, ecco, gli europei, Francia, Germania, Italia, che sono invece un pochino più conservatori. Forse, anzi, probabilmente, sicuramente c'è un'influenza anche culturale. E abbiamo detto, ecco, degli italiani che adottano, ecco, queste strategie di riduzione del rischio e soprattutto di protezione del loro capitale e questo ovviamente ecco, inficia poi gli investimenti e altri fattori che rendono difficile ecco, la propensione al rischio all'investimento sono anche contingenti e mi riferisco naturalmente al caro energia, al caro bollette, all'aumento anche delle rate dei mutui. Ecco, questi fattori ecco, come stanno incidendo in particolar modo ecco, sulle operazioni finanziarie degli italiani. Sì, come appunto dicevi tu, innanzitutto sì, c'è una differenza nelle scelte di investimento tra gli italiani e magari gli anglosassoni, anche per una questione di sistemi previdenziali differenti e del fatto che negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni si inizia a investire molto presto, quindi di qui anche la propensione maggiore verso l'investimento azionario. Detto questo, in Italia, ma anche in altri paesi, oggi ci troviamo di fronte a una scelta, cioè a una difficoltà a risparmiare e a investire, perché veramente quello che sta accadendo, l'aumento delle bollette, l'aumento dei beni alimentari a causa dell'inflazione, l'aumento dei tassi che ha fatto lievitare le rate dei mutui, tutte queste condizioni hanno di fatto ridotto la propensione al risparmio delle famiglie italiane. L'Istat ce lo dice, è scesa comunque nel secondo trimestre del 2,3% rispetto al trimestre precedente, quindi è una variazione comunque significativa. E poi c'è un altro fattore da tenere in considerazione, che se risparmiare e investire è difficile per chi ha un lavoro, diventa impossibile per chi è inattivo, per chi un lavoro non ce l'ha.
In questo l'Italia non è l'unico paese che sta affrontando queste difficoltà, perché nel resto d'Europa il tasso di risparmio è ugualmente in discesa. Quindi su queste tematiche bisogna riflettere, bisogna tenere in considerazione che è vero, oggi beneficiamo ancora di un risparmio che c'è stato durante il periodo dei Covid, perché comunque i lockdown hanno forzato in qualche modo a diminuire le spese, si usciva di meno, no, oppure non si poteva uscire. Si sono ridotte determinate spese, quindi c'è stato un risparmio che è stato accumulato e che oggi può essere utilizzato. Però, appunto, guardando al futuro, dobbiamo sicuramente tenere in considerazione che la situazione oggi è difficile, anche perché l'incremento dei salari che noi vediamo difficilmente riuscirà a controbilanciare quello dell'inflazione in questo momento. Quindi, probabilmente oggi dobbiamo non solo pensare a dove investire, ma anche a come ricavarci degli spazi di risparmio, che poi il risparmio saranno poi le nostre spese future. Eh sì, è vero, è vero, è una emergenza anche che il governo naturalmente deve affrontare. Si parla soprattutto del taglio del cuneo fiscale per aumentare proprio la disponibilità economica delle famiglie attraverso innanzitutto gli stipendi, perché qui si parla sì di investire, ma in realtà, come hai giustamente sottolineato, c'è innanzitutto la necessità di coprire le spese e non tutte le famiglie purtroppo riescono in questo momento, hanno difficoltà proprio ad arrivare alla fine del mese, e questo naturalmente poi incide, ecco, su tutto il resto dell'economia. In questa ultima parte di trasmissione, Sara, dobbiamo aprire un altro grande capitolo, quello dell'emergenza climatica, perché non c'è solo l'emergenza economica, quella energetica, ma naturalmente anche tutte le questioni legate al cambiamento climatico. Se ne è parlato naturalmente alla COP27, la grande conferenza ONU sui cambiamenti climatici, dove è stata protagonista anche la premier italiana Giorgia Meloni. Ma noi vogliamo riportare altre parole, quelle del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha detto: o scegliamo di cooperare o sarà suicidio collettivo. Insomma, parole veramente molto pesanti, che fanno il paio tra l'altro con le ultime dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che ha detto: qui c'è in ballo, ecco, la differenza tra prendere il biglietto per l'inferno o per il paradiso. Insomma, per soprattutto le nuove generazioni, quello che accadrà da qui al 2050. Quindi davvero in ballo c'è moltissimo. Che cosa significa però dal punto di vista degli investitori l'emergenza climatica e naturalmente quanto è stato discusso alla COP27? COP27, abbiamo appunto sta sottolineando, ricordiamo che durerà fino al 18 novembre, i rischi climatici, riportandoli un po' in primo piano in un anno in cui effettivamente anche l'emergenza energetica ci ha invece visto comunque tornare verso fonti fossili che sono molto inquinanti, e il carbone sopra di tutti questi. Gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, gli scienziati ce l'hanno più volte detto, che non c'è più tempo da perdere. Ma questo è un appuntamento importante anche per gli investitori, perché comunque il cambiamento climatico oggi rappresenta un rischio per l'economia. Pensiamo ad esempio alla siccità che abbiamo vissuto quest'anno in Italia e in altre parti del mondo, cosa ha significato per le imprese, cosa ha significato per la nostra agricoltura. E quindi è un rischio per l'economia, è un rischio per le imprese, è un rischio per l'ambiente. Però la transizione verso un sistema a minori emissioni può anche creare delle opportunità di investimento, ed è questo che è importante. Pensiamo al settore delle energie rinnovabili, oppure dei trasporti green. Pensiamo anche al trattamento dei rifiuti, a quella che viene definita economia circolare, cioè economia dove si riducono al minimo se non si annullano gli sprechi. E poi appunto all'uso efficiente delle risorse idriche. Mai come quest'anno abbiamo capito l'importanza dell'acqua e della sua scarsità. Ecco, poi sicuramente da un punto di vista degli investitori, COP27, e lo speriamo, lo auspichiamo, dovrebbe essere anche l'occasione in cui le coalizioni finanziarie che si sono formate negli ultimi anni proprio per sostenere la lotta al cambiamento climatico, speriamo, auspichiamo che diano un aggiornamento su quello che stanno facendo, sul loro impegno finanziario nel finanziare la transizione ecologica, perché questo è un tema
tema chiave. Chiaramente l'allocazione dei capitali può fare la differenza in questo momento. Eh sì, certo, può fare la differenza. Ne abbiamo parlato tra l'altro anche durante la nostra Asset Management TV Week, proprio una tavola rotonda dedicata agli investimenti ESG, quindi ecco tutto il tema della sostenibilità ambientale e sociale, perché nell'acronimo ESG ovviamente ecco, ci sono queste due componenti, entrambe importanti. Ma ecco, gli investitori che sono interessati alle questioni climatiche, come possono trovare ecco, società di gestione che siano proprio attente all'ambiente? È chiaro che l'impegno climatico non è uguale per tutti i gestori. C'è un'iniziativa, appunto, una coalizione che si chiama Net Zero Asset Manager Initiative, e l'analisi, ora noi lo vediamo in questo grafico, l'analisi che è stato fatto sul secondo report pubblicato da questa coalizione, che è di maggio, ha messo in luce come ci sia una grande varietà di impegni da parte degli asset manager. Da chi si impegna per il 4% del suo patrimonio a chi si è impegnato per il 100% nella net zero, cioè nell'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di qui al 2050 o anche prima, naturalmente, se si riesce. Però sono veramente poche quelle che hanno un impegno nel 100% del patrimonio. Quando andiamo a vedere questi dati, capiamo che al di là del fatto di appartenere a una coalizione impegnata su questi fronti, l'investitore deve guardare altre caratteristiche della società di gestione, deve guardare che tipo di approccio ha nella destinazione del patrimonio per l'azzeramento delle emissioni nette, deve guardare, ad esempio, se l'investimento in fonti fossili è escluso solo da quei fondi, da quegli strumenti finanziari che sono fossil free, oppure se c'è un impegno a decarbonizzare l'intera gamma di prodotti che l'azienda ha. E poi bisogna anche guardare che ci sia un impegno dei gestori a far sì che la decarbonizzazione del portafoglio si traduca in una riduzione delle emissioni nell'economia reale. L'obiettivo non è quello di per sé di decarbonizzare un portafoglio e far sì che effettivamente noi riusciamo a ridurre le emissioni che le imprese producono e che quindi inquinano il nostro ambiente. E questo collegamento non è automatico, perché anche se gli asset manager per assurdo escludessero tutte le loro fonti, le fonti fossili dai loro investimenti, non è detto che le aziende attive in questo settore smettano di esistere. Quindi è un tema molto delicato, bisogna anche lavorare per far sì che ci sia una transizione nelle aziende. E questo le attività di azionariato attivo hanno un ruolo molto importante. E poi ultimo, dico sicuramente che ci sono differenze regolamentari tra i diversi paesi. L'Europa è avanti su questo discorso, molto più ad esempio degli Stati Uniti e di altri paesi. Ci sono anche purtroppo delle tendenze invece a tornare indietro, e perché chiaramente l'emergenza, la Eh sì. sicurezza energetica oggi è anche un tema molto No, importante. infatti, certo, ci sono queste due spinte, diciamo, opposte, perché da un lato naturalmente c'è l'imperativo della decarbonizzazione, della sostenibilità ambientale, dell'investimento, ecco, in quelle società che hanno particolare attenzione alle questioni climatiche e ambientali, però dall'altro purtroppo c'è questa emergenza energetica che determina altri tipi di scelte, come accennavi tu, il ritorno appunto all'utilizzo del carbone, delle energie fossili. E quindi ecco, tutto questo potrebbe compromettere, secondo te, i passi che sono stati fatti avanti proprio sulla questione climatica? Energetica ha cresciuto di fatto la domanda di fonti fossili e quindi la sua produzione. I governi sono impegnati nel far fronte a questa crisi energetica come obiettivo primario e quindi questo rischia di rallentare sicuramente il cammino verso le emissioni zero, anche se diciamo la tendenza di lungo periodo sarà quella di andare in quella direzione, come hanno sottolineato i governanti a COP27, non abbiamo un'alternativa. Sostanzialmente il nostro pianeta veramente rischia di collassare di fronte a questo incremento delle temperature. Dall'altro lato, anche i gestori non possono comunque ignorare le esigenze di sicurezza energetica dei cittadini e del sistema produttivo, e
E quindi il loro impegno nell'azzeramento delle emissioni nette deve trovare una coerenza con la realtà, con i fatti e con quella che è la traiettoria dei governi verso una transizione di questo tipo, altrimenti i due pilastri sono fondamentali. Non ci può essere un impegno unilaterale da una sola delle parti, perché effettivamente sarebbe anche non sostenibile da parte degli investitori. Certo. Ecco, io ho ricordato appunto le parole importanti, pesanti del segretario generale dell'ONU Guterres. Ne voglio citare un'altra di sua dichiarazione che ho trovato particolarmente significativa su questo tema. Ha detto: in un momento in cui molto spesso cerchiamo, ecco, di trovare altri mondi, che siano virtuali o no, in realtà dobbiamo focalizzarci a proteggere quello che in realtà già abbiamo, a difendere il nostro mondo che è l'unico che in questo momento abbiamo. E naturalmente le sue risorse, a partire da quelle ambientali, a partire da quelle climatiche. E direi, insomma, che è un invito che tutti i privati cittadini e aziende naturalmente devono cogliere. Sara, io ti ringrazio molto per aver partecipato a questa puntata di MarketStar, aver fatto il punto con noi. Naturalmente ti aspetto il prossimo mese, vedremo insomma che cosa ci ritroveremo a commentare, perché sappiamo insomma che emergono notizie, fatti, dati macroeconomici veramente ogni settimana, che scombussolano totalmente, ecco, le carte che ci sono in tavola. Quindi appuntamento a prestissimo. Grazie, grazie per l'invito. Grazie, grazie a te.